L'edizione del 13 giugno del telegiornale di Telearena, popolare emittente veneta, ha fatto sobbalzare dalla sedia molte persone. Durante l'intervista di un dirigente dell'ospedale di Verona è stata ammessa candidamente una verità che sulle TV nazionali non ci aspetteremmo mai di sentire, e cioè che i ricoverati in terapia intensiva di un ospedale nel veronese sono tutti vaccinati con 3 dosi. Purtroppo negli ultimi 15 giorni abbiamo assistito ad un'impennata delle forme gravi di polmonite da Covid che richiedono la ventilazione. In questo momento in terapia intensiva ho 7 pazienti. Di questi 7 pazienti, 6 sono con forme gravi di polmonite da Covid e sono tutti pazienti che hanno ricevuto 3 dosi di vaccino. Lo stesso medico soltanto un anno fa aveva fatto un appello alla vaccinazione massiva. La sezione veneta del Corriere della Sera, proprio il 13 luglio ma del 2021, scriveva un pezzo intitolato Novax, l'appello al vaccino del professor Enrico Polati. Leggiamo un pezzo dell'articolo. Il virus rialza la testa e si riaprono dopo un mese le porte delle terapie intensive per i malati di Covid-19 e Verona detiene il triste primato della provincia veneta a più alta ripresa di contagi. Per questo motivo il direttore della terapia intensiva dell'azienda ospedaliera universitaria, il professor Enrico Polati, lancia l'appello ad andare a vaccinarsi. Fa piacere che il dottore abbia avuto il coraggio di dire le cose come stanno una volta preso atto della situazione, ma chissà se il Corriere riporterà anche la recente clamorosa ammissione del primario. Ad oggi sulle loro pagine non si è ancora visto nulla.